Oggetto numero 4, interroga il consigliere Meloni, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Grazie Presidente, ma torniamo su un argomento che riguarda le disabilità e le fragilità e, come più volte abbiamo anche discusso in quest'Aula, un approccio multidisciplinare ai percorsi dei singoli pazienti e dei singoli cittadini e cittadine. Sappiamo bene che nel loro percorso evolutivo le persone con disturbi dello spettro autistico pongono ai sistemi sanitari, sociosanitari, sociali ed educativi una sfida molto complessa, perché sappiamo bene che la presa in carico di questi pazienti comporta in sé una relazione tra più discipline, tra più specialisti e soprattutto pone in estrema difficoltà anche i familiari oltre che i pazienti. Questa interrogazione pone l'attenzione su uno dei progetti che è stato assunto già dalla Regione dell'Umbria nel febbraio 2018, quindi per la seconda volta ci troviamo, diciamo, a parlare di progetti che sono stati presi in carico dalle giunte precedenti in maniera anche virtuosa. E questo modello era nato e applicato per la prima volta nel 2001 presso l'ospedale San Paolo di Milano, con tra l'altro un comprovato beneficio per l'utenza fragile, e ha il pregio ovviamente di poter essere replicato in tutte le realtà ospedaliere d'Italia. Ora, i punti caratterizzanti di questo progetto e di questa presa in carico sono appunto la multidisciplinarità e il fatto che esista un'equipe che in relazione tra loro possa garantire un percorso ospedaliero e non idoneo e lo adatta a quella che è la soluzione più immediata ma anche più giusta per il singolo paziente. E si preoccupa ovviamente anche del rapporto relazionale con il paziente, che spesso per le persone affette da questa patologia è quanto mai difficile e spesso gravoso anche per i familiari. Sono previsti da questo progetto DAMA anche degli hospital e dei percorsi ambulatoriali in spazi riservati e delle sedute operatorie anche a loro dedicate, e la creazione di un database che è molto importante, perché ad oggi, per molti motivi, non solo in Umbria ma anche in Italia, è molto difficile risalire dal punto di vista quantitativo proprio al numero, alla numerosità delle persone affette da spettro autistico, sia in età evolutiva che in età adulta. Ora, dicevo che nel febbraio del 2018 l'azienda ospedaliera di Santa Maria di Terni è nato il primo CAD Umbro, il centro di accoglienza disabilità, divenuto poi un punto di riferimento per molte famiglie e pazienti che vivono in questa condizione. È stato esteso poi, dopo pochi mesi, anche per coloro che vivono ed hanno disabilità complesse, sia intellettiva che relazionale, proprio l'autismo, non collaboranti, parzialmente collaboranti, quindi diciamo soggetti che hanno basso o medio funzionamento. Ora, questo si è reso possibile grazie al fatto che presso l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni si è, diciamo, potuta comporre un'equipe multidisciplinare anche grazie alla buona volontà, alla specificità, alla specialità di molti operatori sanitari, e che oggi sono diventati un punto di riferimento. Ora, per i motivi che dicevo inizialmente, per la complessità anche di questi pazienti, alcuni a basso funzionamento, per le difficoltà anche di alcune famiglie di portare i propri figli presso appunto il Santa Maria di Terni, abbiamo cercato di capire e chiediamo appunto all'assessore la possibilità di estendere la stessa tipo di progettualità e di servizio anche nella struttura perugina. Oggi sono più di 200 i pazienti con disabilità che sono stati presi in carico dal CAD, e diciamo che ovviamente per la maggior parte confluiscono e arrivano dall'area ternana, pochi dalla provincia di Perugia e alcuni anche dalle province limitrofe, sapendo bene che molti dei nostri ragazzi sono costretti ad emigrare nei centri vicini e marchigiani. Ora è comprovato e è stabilito l'efficacia e l'opportunità che questo progetto dà ai familiari, soprattutto ai pazienti, in termini di qualità della vita,
e sarebbe molto importante quindi questa estensione. Ora in Umbria, nonostante non siano disponibili, come dicevo, dei dati regionali accurati, né ci sia un sistema in grado proprio di strutturare questo tipo di ricerca, ed è per questo che sarebbe ancora più utile la formazione di questo database che raccoglie anche i dati e fa sì che insomma poi ci sia anche questa voglia da parte delle famiglie di rivolgersi ai centri specializzati e specialistici. Comunque su 200.000 abitanti e 25.000 bambini di età compresa tra gli 0 e i 14 anni, nel 2017 erano oltre 203 i piccoli presi in carico con diagnosi del disturbo, di cui 55 in più rispetto all'anno precedente. Ora, l'accesso alla cura, l'abbiamo detto più volte, questo riguarda tutte le patologie, ma a maggior ragione pazienti con questo tipo di disabilità, deve essere pubblico, deve essere accessibile a tutti, e quindi noi oggi siamo qui a chiedere appunto alla Giunta e all'assessore come potrà essere costituito un percorso che porti anche il modello DAMA nelle altre strutture ospedaliere della regione, a partire ovviamente dall'azienda ospedaliera di Perugia, a fine proprio di ottenere e di offrire su tutto il territorio generale uno strumento di accoglienza e soprattutto di presa in carico delle persone con la disabilità e con le loro famiglie, proprio perché diciamo, la possibilità di cura e di accesso a questo tipo di servizio, perché va a garantire e a migliorare la qualità della vita delle persone, è un nostro dovere quello di poterlo garantire, si è esteso anche nelle altre regioni, nelle altre parti della regione, a partire appunto dall'azienda ospedaliera di Perugia. Grazie. Meloni, la replica all'assessore Coletto. Grazie Presidente. Il metodo DAMA è dal luglio 2018 utilizzato presso l'azienda ospedaliera, come appunto confermato dalla consigliera Meloni, di Terni, che ha attivato un'equipe multidisciplinare che si fa carico di facilitare l'accesso ai servizi sanitari della struttura per i pazienti con disabilità grave e prende in carico le persone con disabilità cognitiva complessa. La presa in carico viene garantita anche da un servizio telefonico di primo accesso e un punto di accoglienza in ospedale. Garantisce diversi livelli di assistenza sia per l'accesso programmato sia per il percorso DAMA per l'accesso in emergenza-urgenza. La direzione regionale e le aziende sanitarie umbre di recente hanno presentato un progetto Quality of Life per le persone con disturbi dello spettro autistico di età compresa fra i 7 e i 21 anni, in risposta ad un bando promosso dall'Istituto Superiore di Sanità di concerto con il Ministero della Salute e dedicato alla terza infanzia e all'età preadolescenziale. Quello di implementare la condivisione di percorsi codificati e di delineare con chiarezza misure e modalità idonee ad affrontare la transizione dall'età adulta e la presa in carico da parte dei servizi preposti. Proprio per la valutazione positiva, per i risultati apprezzabili ottenuti dall'azienda ospedaliera di Terni dall'utilizzo del metodo DAMA, si è voluto inserire tra gli obiettivi di un progetto proprio quello della costituzione di un'equipe dedicata all'organizzazione e alla realizzazione di percorsi ospedalieri di prevenzione, diagnosi e cura per le necessità sanitarie delle persone con gravi disabilità o disturbi del neurosviluppo basati sul modello organizzativo DAMA. Il progetto è stato approvato e conseguentemente finanziato. Si prevede anche la realizzazione di corsi formativi proprio sul modello DAMA da offrire a tutti i professionisti sanitari coinvolti dell'azienda ospedaliera e non solo, quindi territoriali, e di conseguenza un ampliamento a tutto il territorio dell'Umbria di questo metodo. Naturalmente si terrà conto anche di tutti i migliori protocolli delle strutture umbrie, non solo per erogare sempre migliori prestazioni, prestazioni di qualità per quanto riguarda lo spettro autistico e la disabilità in generale. Quindi non esiste solo il metodo DAMA, ma andremo a cogliere tutti quelli che sono i protocolli che effettivamente funzionano e fanno parte delle prestazioni di eccellenza. È implicito che le attività messe in campo e favorite dalla realizzazione di progettualità specifiche dovranno successivamente essere messe a regime e inserire nel contesto lavorativo assistenziale e ordinario del nostro servizio sanitario regionale.
quindi si farà una cernita, si implementerà ulteriormente il progetto Dama, ma si coglieranno anche tutte quante quelle prestazioni che vengono da altri protocolli, che sono protocolli di eccellenza e che possono essere applicati a 360 gradi in tutte quante le strutture sanitarie regionali. Grazie. Grazie Presidente, dunque grazie per la risposta, mi sembra che ci sia la volontà di raccogliere questa richiesta. Soltanto due piccole precisazioni. La prima è di non, diciamo, il metodo Dama, parlando anche con gli operatori sanitari, con chi opera sia nella struttura pubblica che convenzionata, riconoscono in questo metodo un modello, quindi direi che ok, gli altri protocolli, cioè tutti i protocolli e tutte le possibilità di azione, ma magari non allontanarci neanche da quello che sta funzionando in altre realtà e quindi, diciamo, perseguirlo fino in fondo. E la seconda è sicuramente bene i percorsi formativi, pongo un accento en passant sul fatto che per fare dei percorsi formativi occorre del personale e quindi deve esserci personale formato poi in tutti i territori dell'Umbria. E non da ultimo le tempistiche, che solitamente nelle vostre risposte mancano sempre. Capisco la difficoltà di stabilire un cronoprogramma, però anche quello è fondamentale per capire poi, soprattutto l'utenza, che cosa, diciamo, si può aspettare, soprattutto in quali tempi e in quali termini. Quindi su questo io chiederei, insomma, un ulteriore sforzo e un approfondimento. Grazie. Passiamo quindi all'oggetto numero 5, criteri e modalità per la concessione successiva liquidazione di ristori ai comuni colpiti dagli eventi atmosferici del settembre 2022. Interroga il vicepresidente Bettarelli, risponde l'assessore Melasecche. Prego, vicepresidente Bettarelli. Grazie. Sì, il 15 settembre, si sente? Il 15 settembre è successo un evento importante, alluvionale, che ha colpito diversi territori dell'Umbria, in modo particolare l'Alto Tevere, l'Alto Chiascio, provocando ovviamente danni importanti rispetto alla quantità di acqua che è caduta nel tempo molto limitato, e probabilmente tutto questo si è inserito anche a volte in un quadro di mancata o non ottimale manutenzione. Ma ovviamente c'è stato, insomma, questo evento importante e solo in parte prevedibile, ma comunque difficilmente tamponabile. È evidente che questo quantitativo d'acqua ha provocato dei danni importanti, appunto, in vari territori. Sono i danni ovviamente dalle amministrazioni comunali, in particolare sono stati segnalati, sono stati danni che ovviamente non solo hanno colpito la collettività in termini di amministrazioni, ma i privati, le imprese, hanno colpito, insomma, un po' tutti, e come è normale che sia, mano a mano le varie amministrazioni comunali sono fatte referenti per poi segnalare questi danni. Devo riconoscere che la Giunta si è mossa velocemente con un primissimo atto, determinando almeno in prima battuta i quattro comuni che avevano segnalato ufficialmente la questione, facendo poi seguito in atti successivi programmatori, che avrebbe preso in considerazione anche le successive segnalazioni di altri comuni che magari non erano state così tempestive nell'immediatezza, magari anche, insomma, dovendo stare sul pezzo, non avevano scritto il giorno stesso o nelle ore successive l'alluvione, ma solo successivamente. Comunque, andando poi avanti con l'iter procedurale, ho avuto modo di vedere come un piccolo quantitativo la Regione l'abbia messo a disposizione per i quattro comuni riconosciuti, quindi Scheggia, Pascialuco, Pietralunga, Gubbio e Montone, finché si arriva alle considerazioni che arrivano dal livello nazionale, facendo quindi anche richiesta dello stato di emergenza nazionale, la Regione, stato di emergenza che è stato, almeno così ho trovato il virgolettato della Presidente Giorgia Meloni, che il 5 novembre riconosce lo stato di emergenza nazionale, però limitatamente ai comuni di Gubbio, Pietralunga e Scheggia, Pascialuco. Quindi non tutti i comuni vengono riconosciuti come oggetto di emergenza nazionale, ma ne vengono riconosciuti solo tre. Fra l'altro quelli che invece
aveva segnalato in primissima battuta alla Regione erano 4, perché c'era anche Montoni. Ma al di là dei passaggi tecnici formali, quello che chiedo è intanto di capire, se è possibile sapere, l'ammontare delle segnalazioni che sono arrivate alla Regione, quindi oltre a questi comuni, se ci sono state altre segnalazioni e se quindi è possibile sapere qual è la somma a cui i comuni dovrebbero far fronte nella loro complessità. Poi quali sono appunto quindi se a livello nazionale la partita è chiusa, per cui i 3 comuni sono quelli e sugli altri non c'è altro da fare, e se e come la Regione, che ripeto meritoriamente si è mossa chiedendo a livello nazionale anche risorse importanti, come intende venire incontro, al di là di quello che già è stato finanziato in piccola parte, credo con somme che al momento erano in disposizione del bilancio regionale e con le somme che ha messo il governo, come pensa di far fronte ai comuni che qualcosa hanno già avuto, ma credo che siano somme parziali, e anche per tutti gli altri comuni che in cui non hanno trovato alcun ristoro e che invece hanno avuto danni abbastanza, anzi direi molto importanti. Grazie. Prego, Assessore Melasec. In seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 22, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Gubbio, Scheggia e Pascelupo, nonché Pietralunga, in conseguenza degli eventi meteorologici verificati il 15 settembre, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha trasmesso, al fine di acquisire l'intesa della Regione, la bozza di ordinanza del Capo Dipartimento al fine di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza. Con questa ordinanza viene individuata la Presidente della Regione come commissario delegato. Diversi sono gli adempimenti a suo carico, in primis disporre un piano degli interventi per la somma assegnata di 600.000 euro, contenente misure volte al soccorso e all'assistenza alla popolazione, alla rimozione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Potrà comprendere anche attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale e delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi. Detto piano dovrà essere predisposto entro 30 giorni e sottoposto all'approvazione del Dipartimento. Entro 45 giorni invece il commissario dovrà identificare le ulteriori misure necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti, sia per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, sia per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, il commissario deve definire la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali. 1. Per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa a causa degli eventi in rassegna nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000 a famiglia. 2. Per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000 a caso. Qualora vengano dati gli stanziamenti a copertura di queste somme, con specifica delibera del Consiglio dei Ministri, il commissario delegato provvederà a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati
con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della Protezione Civile. Il commissario, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, deve effettuare anche la ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Questa ricognizione non costituisce però riconoscimento automatico del ristoro. La bozza di ordinanza prevede anche contributi per l'autonoma sistemazione per nuclei familiari che abbiano avuto l'abitazione principale sgomberata con provvedimenti delle autorità competenti. Vengono infine date indicazioni procedurali, deroga alle normative e modalità attuative degli interventi da realizzare per il superamento dell'emergenza e per la gestione dei relativi finanziamenti. Quindi, ricordo, personalmente mi sono interessato durante gli eventi telefonando ai sindaci, mi sono accertato che la Protezione Civile regionale fosse presente sui luoghi, parliamo della notte alle 11 di notte a mezzanotte. La mattina mi sono recato sui luoghi, ho tenuto i contatti con i sindaci, ho sollecitato io personalmente quei sindaci che per ragioni organizzative, per ragioni di impossibilità, di difficoltà degli uffici non si erano fatti vivi, sollecitandoli eventualmente a produrre documenti. Ciò che ricordo è che questi 600.000 euro diciamo impegnati dal Dipartimento nazionale sono quelli che già avevamo in qualche modo coperto con le poche disponibilità regionali, per cui oggi coperti dal nazionale verranno utilizzati al meglio per venire incontro a quei comuni che non hanno avuto copertura dal nazionale. Ho parlato in più di un'occasione con il responsabile nazionale, l'ingegner Curcio, del Dipartimento Protezione Civile, e mi è stato chiarito che ci sarà una interlocuzione fra Regione e Dipartimento e Ministero per andare avanti e venire incontro a tutte quelle che sono le necessità. Ricordo che già da una prima stima delle necessità non immediate delle famiglie come sicurezza fisica, ma come impegno per ripristinare la operatività dei fiumi, dei corsi d'acqua, ponticelli, materiale che si è depositato in quantità enorme, letti dei fiumi che hanno debordato al punto tale da non avere più una visibilità del vecchio letto. Quindi tutta una necessità di impegni, ci sono necessità per, chiudo Presidente, per decine di milioni. Quindi l'interlocuzione dell'assessorato e in particolare della Presidente come commissario con il Dipartimento nazionale proseguirà per cercare di venire incontro al meglio a tutte queste esigenze. Rimane un problema, lo diciamo in maniera chiara, lo dico da un anno e mezzo, la legge, la nuova legge regionale per la protezione civile di cui non è dotata la Regione e su cui io ho chiesto ripetutamente che prosegua l'iter. La legge è pronta e rimane il problema del finanziamento. Finanziamento che ad oggi è stato stabilito deriverà dai maggiori introiti della legge sulle grandi derivazioni, quindi i cosiddetti canoni idrici. Tempo. Legge che sto chiudendo, Presidente, che è come noto in corso di avviamento di studio, di analisi, di confronto con il Consiglio. Mi auguro che non accadano fatti esorbitanti meteorologici da qui a quella data. Grazie. Prego, consigliere Pettarelli. Sì, una replica veloce. Ringrazio anche nel finale l'assessore che già lancia politicamente la mozione che presenterò, credo, a fine consiglio rispetto alla legge, alla revisione sulla legge della protezione civile. Quindi
mi sembra di capire che sia d'accordo nell'accelerare l'iter, quindi immagino che saremo tutti d'accordo. A parte questa piccola parentesi, no, io voglio riconoscere all'assessore l'essersi attivato anche fisicamente, ho visto video, foto, immagini, dichiarazioni che era sul posto, e di questo gliene voglio dare atto, anche rispetto all'impegno che insieme agli uffici ci mette, questo è indiscutibile. Ovviamente ha ricostruito bene tutti i passaggi che sono stati fatti, però c'è una questione di fondo che in parte dipende anche dalla Regione Umbria, in maggior parte dal governo, è che i danni, lo diceva l'assessore alla fine, quelli quantificati sono stimabili in decine di milioni. Che io mi ero fatto un conto così un po' a naso, sentendo un po' i vari territori, e infatti anche a me tornano diverse decine di milioni. È evidente che non sono somme semplici da reperire, non sono somme che la Regione può stanziare, ci mancherebbe, nella sua totalità, ma almeno, voglio dire, in una piccola parte, e su questo prendo per buono l'impegno dell'assessore di proseguire in questa opera, perché è evidente che ovviamente va fatta prevenzione, va fatto tutto quello che anche l'assessore giustamente ha detto, però stando ormai i danni che ci sono stati, le somme servono, e quindi in parte la Regione, in gran parte il governo, e il lavoro cui l'assessore, i dirigenti, i tecnici, tutti e noi anche, insomma, dobbiamo sostenere che queste risorse dallo Stato, in maggior parte, in piccola parte dalla Regione, debbano gioco forza arrivare, perché molti comuni, penso alle amministrazioni, alcuni interventi li hanno dovuti sostanzialmente anticipare, sono comuni fra l'altro alcuni anche piccoli, diventa complicato anticipare somme di un certo tipo, per non parlare, come diceva giustamente l'assessore, dei nuclei familiari, delle imprese, di tutti coloro che i danni li hanno subiti. Quindi apprezzo l'impegno, apprezzo la risposta, sottolineando che ecco, le risorse servono e vanno trovate in parte nel bilancio della Regione e in gran parte dal governo.